Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Anna e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i cronut, un dolce inventato da Dominique Ansel qualche anno fa. Si tratta di un incrocio tra un croissant, con tutta la sua laminazione e sfogliatura, e un donut, che insieme hanno creato questa meraviglia. Si tratta di un dolce fritto ripieno di una crema pasticcera molto spesso aromatizzata e completato con una leggera glassa al limone. Ma chi è di preciso Dominique Ansel? Si tratta di un pasticcere che fin da giovane si è dedicato al mondo della pasticceria. Dopo qualche anno di gavetta a Fouchon, nel 2011 ha deciso di diventare in proprio e aprirsi una pasticceria a New York. Qui i cronut sono solo una delle tante sue invenzioni bellissime e innovative che stanno veramente esplodendo nei social, e la sua pasticceria vanta di un larghissimo seguito. Grazie alle sue innovazioni e alla sua bravura, nel 2017 ha vinto il premio come miglior pasticcere del mondo. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano queste delizie. Prendiamo una ciotola e ci mettiamo 500 g di farina per la sfoglia, 15 g di lievito, 10 g di sale e 50 g di zucchero. Poi mescoliamo per bene con le nostre mani. Subito dopo aggiungiamo 60 g di albume d'uovo, 200 ml di acqua e 100 g di burro morbido. Mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Quando inizierà a formarsi un impasto, trasferiamo il nostro composto su un piano da lavoro e lo lavoriamo con le mani per circa 10-15 minuti, ossia finché non diventerà bello liscio ed omogeneo. Ecco qua la consistenza che dovrà raggiungere il nostro impasto. Ora formiamo una palla, lo mettiamo in una teglia già unta d'olio, lo facciamo arrivare sia sopra che sotto, poi lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e la lasciamo lievitare a temperatura ambiente finché non triplicherà il volume. Guardate un po' che bello che è il nostro impasto. Ora lo andiamo a trasferire sul nostro piano da lavoro. Poi creiamo una specie di rettangolo aiutandoci con le nostre mani. Subito dopo iniziamo a fare le pieghe. Partiamo da sinistra verso destra, la portiamo al centro, la schiacciamo leggermente. Adesso invece da destra a coprire verso sinistra, la schiacciamo sempre un pochino, poi lo arrotoliamo 2-3 volte. Ecco qua. Ora lo andiamo a trasferire su un foglio di pellicola alimentare trasparente e lo trasferiamo prima 20 minuti nel freezer così da bloccare la lievitazione. Dopo lo trasferiamo in frigo per una notte intera. Mezz'ora prima di tirare fuori dal frigo il nostro impasto, formiamo un quadrato di 20 cm x 20 con 150 g di burro morbido. Per stenderlo ci aiutiamo con un mattarello. Poi gli diamo una forma e lo continuiamo a stendere su tutti gli angoli, sempre aiutandoci con il nostro mattarello. Ora lo mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Dopo una notte intera di riposo in frigo, prendiamo il nostro impasto, lo togliamo dalla pellicola, lo trasferiamo sul nostro piano da lavoro spolverizzato con della farina e lo stendiamo finché non raggiungerà le misure di 40 cm x 20. A questo punto possiamo aggiungere il burro nella parte superiore del nostro impasto, andiamo a togliere tutta la carta da forno e con la parte inferiore andiamo a coprire. Rifiniamo tutti gli angoli e anche i bordi con le nostre mani, poi lo mettiamo un secondino da parte perché dobbiamo spolverizzare il nostro piano di lavoro con della farina, ci andiamo a trasferire l'impasto sopra, come sempre mettiamo anche un po' di farina, e lo stendiamo finché non raggiungerà le misure di 50 cm x 20. Adesso possiamo fare la nostra prima piega 3, quindi portiamo la parte inferiore al centro, con la parte superiore copriamo, poi lo giriamo con le pieghe alla nostra destra, lo stabilizziamo un po' con le nostre mani, poi lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a riposare nel frigo per 30 minuti. Passati 30 minuti lo spolverizziamo con un pochino di farina e lo stendiamo finché non raggiungerà le misure di 50 cm x 20. Raggiunte le misure desiderate possiamo fare per la seconda volta le nostre pieghe a 3.
Come prima portiamo la parte inferiore a metà, con quella superiore andiamo a coprire e portiamo tutte le nostre pieghe nella parte di destra. Successivamente prendiamo un foglio di pellicola alimentare trasparente, ci mettiamo sopra il nostro impasto, lo copriamo e lo lasciamo a riposare nel frigo per 30 minuti. Per l'ultima volta andiamo a fare le nostre pieghe a tre, quindi come sempre lo spolverizziamo con della farina e lo stendiamo finché non raggiungerà nuovamente le misure di 50 cm per 20. Adesso facciamo di nuovo le nostre pieghe a tre, poi mettiamo il nostro impasto un secondino da parte, prendiamo ancora della pellicola alimentare trasparente, ci mettiamo di nuovo il nostro impasto sopra e lo lasciamo a riposare nel frigo per 30 minuti. Per l'ultima volta spolverizziamo il nostro impasto con della farina e lo stendiamo finché non raggiungerà le misure di 36 cm per 18. Poi prendiamo il nostro impasto e lo appoggiamo su una base coperta da un foglio di silicone, se non ce l'avete, da un pezzo di carta da forno. Lo andiamo a coprire con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo a riposare nel frigo per 10 minuti. Adesso ci muniamo di uno stampino con 8 cm di diametro e andiamo a creare i nostri cronut. Ce ne dovranno venire 8. Poi tiriamo via l'impasto in eccesso e prendiamo uno stampino con un diametro di 3 cm. Poi spingiamo nel mezzo dei nostri cerchietti e voilà! Ecco qui il nostro bellissimo cronut. A questo punto lo andiamo ad appoggiare su un foglietto di carta da forno. Continuiamo così con tutti gli altri. Poi li copriamo con della pellicola alimentare trasparente e li lasciamo a lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa fino al triplicare del volume. Finalmente possiamo friggere i nostri cronut. Quindi scaldiamo 1 litro di olio di semi di arachidi a una temperatura che vari dai 170 ai 175 gradi e andiamo a immergere il nostro cronut nell'olio caldo. Aspettiamo qualche secondo e dopo un pochino andiamo a tirare via la nostra carta da forno. La sgoccioliamo un po' e poi lasciamo il nostro cronut a friggere per 1 minuto e mezzo. Poi lo giriamo e continuiamo la cottura per 1 altro minuto e mezzo. Come potete vedere lo teniamo con una pinza per avere una cottura uniforme. Cari amici, ecco a voi il nostro cronut pronto da assaggiare. Ammirate le bellissime sfoglie e l'incredibile altezza che in frittura hanno raggiunto. Inoltre volevamo farvi notare la differenza tra crudo e cotto, davvero incredibile. Adesso possiamo occuparci della glassa al limone. Avremo bisogno di 100 g di zucchero a velo vanigliato, i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon e andiamo ad aggiungere poco alla volta 20 ml di succo di limone. La consistenza finale dovrà essere questa, come potete vedere bella liscia ed omogenea. Ci è avanzato un pochino di succo di limone, che ora andiamo a mettere da parte insieme alla nostra glassa. Poi prendiamo una bacchetta e iniziamo a fare dei buchi nel nostro cronut. Ne dovremo fare 5. Fatto ciò prendiamo 350 g di crema pasticcera che andiamo ad aggiungere nei buchi che avevamo fatto in precedenza. Li dobbiamo riempire per bene. Ora possiamo prendere la nostra glassa al limone, che con molta delicatezza andiamo a spargere lungo tutta la circonferenza del nostro cronut. Per abbellire il nostro cronut facciamo colare della glassa lungo i bordi, in modo da creare delle specie di goccioline. I
Infine prendiamo un bel limone con la buccia edibile e ne andiamo a grattare una piccola dose sopra per aggiungere profumo e freschezza. Ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste meraviglie di Kronat. Che alti! Ragazzi, sono una cosa veramente fantastica, sono buonissimi, si sciolgono letteralmente in bocca perché la sfogliatura è stata fatta a regola d'arte. La crema pasticcera è buonissima, vellutata, corposa e infine la salsina al limone che abbiamo fatto sopra va a smorzare il gusto del fritto e aggiunge una nota acidula che completa in un modo straordinario i nostri Kronat. Insomma, sono buonissimi, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.